500 anni che un papa viene qui e questi giorni scorsi sui giornali, sui mezzi si facevano fantasie. Ma il Papa andrà a spogliare la Chiesa lì, no? Di chi spoglierà la Chiesa, no? Spoglierà gli abiti dei vescovi, dei cardinali. Si spoglierà se stesso. Ma questa è una buona occasione per fare un invito alla Chiesa a spogliarsi. Ma la Chiesa siamo tutti, tutti. Dal primo battesato, tutti siamo Chiesa. E tutti dobbiamo andare per la strada di Gesù, che ha fatto una strada di spogliazione lui stesso. È diventato servo, servitore. Ha voluto essere umiliato fino alla croce. E se noi vogliamo essere cristiani, non c'è un'altra strada. Ma no, possiamo fare un cristianesimo un po' più umano, dicono, no? Senza croce, senza Gesù, senza spogliazione. E diventeremo cristiani di pasticceria, no? Come belle torte, belle cose dolci, bellissime, ma non cristiani davvero, eh? Ma qualcuno dirà, ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa? Ma deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo che minaccia a ogni persona nella Chiesa, a tutti. Il pericolo della mondanità. Cristiano non può convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla prepotenza, all'orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. È un idolo. E l'idolatria è il peccato più forte, eh? Quando nei media si parla della Chiesa, credono che la Chiesa sono i preti, le suore, i vescovi, i cardinali e il Papa. La Chiesa siamo tutti noi, come ho detto, e tutti noi dobbiamo spogliarci di questa mondanità, lo spirito contrario allo spirito delle beatitudini, lo spirito contrario allo spirito di Gesù. La mondanità ci fa male, è tanto triste trovare un cristiano mondano, sicuro di quella sicurezza che le dà, sicuro secondo lui,
que le da la fede è sicuro della sicurezza che le dà il mondo. Non si può lavorare dalle due parti. La Chiesa, tutti noi, deve spogliarci della mondanità, che la porta alla vanità, all'orgoglio, che è l'idolatria. Gesù stesso ci diceva, non si può servire a due padroni, o serve a Dio o serve al denaro. Nel denaro c'era tutto questo spirito mondano, no? Denaro, vanità, orgoglio, quella strada. Noi non possiamo, è triste, cancellare con una mano quello che scriviamo con l'altra. Il Vangelo è il Vangelo. Dio è l'unico. E Gesù si è fatto servitore per noi. E lo spirito del mondo non c'entra qui. Io oggi con voi, tanti di voi, siete stati spogliati di questo mondo selvaggio che non dà lavoro, che non aiuta, che non importa se ci sono bambini che muoiono di fame nel mondo. Non importa se tante famiglie non hanno da mangiare, non hanno la dignità di portare pane a casa. Non importa che tanta gente debba fuggire della schiavitù, della fame, e fuggire cercando la libertà e con quanto dolore tante volte vediamo che trovano la morte, come è successo ieri a Lampedusa. Ma oggi è un giorno di pianto. Queste cose la fa lo spirito del mondo. È proprio ridicolo che un cristiano vero, che un prete, che una suora, che un vescovo, che un cardinale, che un papa, vogliono andare sulla strada di questa mondanità, che è un atteggiamento omicida. La mondanità spirituale uccide l'anima, uccide le persone, uccide la Chiesa. Quando Francesco, qui, ha fatto quel gesto di spogliarsi, lui era un ragazzo giovane, non aveva forza per quello. È stata la forza di Dio che l'ha spinto a fare questo. Ma la forza di Dio che voleva ricordarci quello che Gesù ci diceva sullo spirito del mondo, quello che Gesù ha pregato al Padre, perché il Padre ci salvasse dello spirito del mondo. Oggi qui chiediamo la grazia per tutti i
cristiani. Che il Signore ci dia a tutti noi il coraggio di spogliarci, ma non da ventellire, no. Spogliarci dello spirito del mondo, che è la lebbra, è il cancro della società, è il cancro della rivelazione di Dio. Lo spirito del mondo è il nemico di Gesù. E chiedo al Signore che a tutti noi ci dia questa grazia di spogliarci. Grazie. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie tante dell'accoglienza e pregate per me, che ne ho bisogno. Ah, pregheremo, tutti. Grazie.